con mister Franco Cotto, il taloro che voi è venuta comunque a giocarsela qui. Primo quarto d'ora direi anche positivo, poi però la maggior caratura tecnica dell'Atletico Uri è uscita fuori. No, abbiamo fatto una buonissima partita contro un grande avversario. Abbiamo tenuto testa per buona parte della partita, anche dopo aver subito il gol. Diciamo che abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un'ottima partita. Tenevamo bene il campo, con le distanze giuste. Solo che noi facevamo la partita e loro facevano i gol, quindi ha inciso tanto questo. Poi subire gol all'ultima azione del primo tempo e sempre rientrare con un gol in più sul groppone negli spogliatoi è sempre deficitario. Poi, considerato anche in telecronaca, abbiamo detto le assenze su tutte, quella di Kierkegaard, insomma era proprio una missione quasi impossibile quest'oggi per voi. Sì, entrare col 2-0 era, diciamo, una missione impossibile. Con l'1-0 avremmo fatto un'altra partita, però dai, è andata così, accettiamo il verdetto del campo e niente, pensiamo alla prossima partita. Grazie mille. Grazie a voi.